Iniziato? Ragazzi, scusate, però oggi c'è qualche problema di linea e cade la connessione. Dai, ricominciamo. Vi aspetto un po', speriamo che non siete andati via. Aspettiamo un po'. Sì, dai, ci siete. Brave che mi avete aspettata. Purtroppo a volte la connessione va e viene. Non era mai successo, oggi sta succedendo questo. Quindi lo stendiamo, abbiamo detto dello spessore di 3 mm circa, quindi abbastanza sottile. Vedete come si stende bene, non ha bisogno di farina, niente. Questo è lo spessore che dovete raggiungere. Ok? Ora, io ho questo attrezzo, però voi potete utilizzare qualsiasi cosa abbiate in casa, quindi anche un bicchiere. Quindi facciamo così e andiamo a segnare. Uno, due. Tre, vediamo di farne il più possibile. 4 e 5. Gli scarti si reimpastano e si riutilizzano, non vanno sprecati. Li metto insieme all'autocomposto. Ora, che cosa facciamo? Mettiamo il nostro disco ottenuto nell'attrezzo per fare i ravioli. Mettiamo un cucchiaino di composto, distribuitelo bene così, prendete l'attrezzino, chiudete e premete. L'impasto in eccesso lo andate ad eliminare ed ecco il sofficino pronto. Ora vi faccio vedere anche senza questo attrezzo. Per il momento facciamo così. Mettiamo il ripieno distribuitelo lungo tutto il sofficino, non solo al centro, altrimenti poi si va a rompere. Chiudiamo, premiamo, togliamo l'impasto in eccesso così ed eccolo qua. Questo per il momento non ci serve più. Tanto stanno. Grazie. Quanti siete? Mamma mia, mi sale l'ansia a vedere quanti siete. Chiudete bene, eliminiamo l'eccesso, riapriamo ed è fatto. Ne facciamo 5, così magari finiamo subito perché ho paura che ricada la linea. Non vorrei che succedesse di nuovo. E facciamo così. Allora, questi qui una volta chiusi adesso, noi li andremo a impanare e a friggere. Però naturalmente si possono anche cuocere in forno, quindi in forno con carta forno. Un giro d'olio, 180 gradi, circa 20 minuti, meglio se lato, però anche statico va benissimo. Questi sono gli scarti che mettiamo qua e poi andrò a riutilizzare. Va bene? Si è visto bene tutto? Ok, allora, se fate con un coppapasta, ve lo voglio far vedere, potete fare anche con la forchetta, naturalmente, ora. In un attimo vi faccio vedere anche come farli senza l'attrezzo per chiudere i ravioli. Grazie, Anza. Lanza, Anna, Lanza, ho detto Anza. Ho abbreviato il nome di Anza. Ora facciamo così. Stendiamo sempre dello spessore di 3 mm.
La ricetta è nel link. Sì, la ricetta è nel link. Là. Sì. Se vi piace il video potete inviare le stelle. Abbiamo fatto 3 mm, fate finta che questo sia un bicchiere. Ricavo dei dischi, ora questo lo lascio e facciamo senza. E quindi l'attrezzo dove si comunica, sali in via, sì, nei negozi di, anche al mercato, nelle, sì, anche casali al mercato, di so, nei casali si trova facilmente, sì. Ora io faccio così, metto un po' di composto e lo chiudiamo senza attrezzo, e quindi esattamente come un panzerotto, così, come vedete i bordi aderiscono facilmente subito. Per chiudere bene utilizziamo una forchetta e facciamo così. Questa è l'alternativa all'attrezzo? Sì, l'alternativa all'attrezzo. Lo facciamo da tutti e due i lati. Manuale. Solo per sicurezza, ma non succede niente. Chiudiamo anche questo. Così. Attenzione, vedete che cosa ho fatto io? Con la forchetta sono andata a bucare il composto. Vedete? Naturalmente facendo così si risolve il problema. Se non puoi affliggere, esce tutto il composto. Ok, questi sono i sofficini pronti. Ora che cosa si fa? Li andiamo ad impanare. Quindi, panatura classica. Per la besciamella? Per la besciamella le dosi sono sempre nel link. Nel link trovate tutto, le dosi dell'impasto. Si dosi. Può mettere o non mettere? Si può mettere o non mettere? Dico, sì, è facoltativa, a seconda dei vostri gusti. A seconda è una preparazione in più, basta. Però se voi volete la mettete, altrimenti no, è solamente una questione di gusti. Va bene? Cimento. Sì. Ok, ora che cosa facciamo? Andiamo a impanare i sofficini. Quindi uova e pan grattato. Passiamo prima nell'uovo, avvolgiamo bene e quindi nel pan grattato. Uova. Per bene. Allora, una cosa vi devo dire. Se per caso qualche bambino o qualche adulto è allergico alle uova e non le potete utilizzare, potete fare una pastella leggerissima, una pastella liquida di acqua e farina e impanare i sofficini così. Così evitate l'utilizzo dell'uovo. Magari vi capita che non avete le uova o qualcuno è allergico, intollerante, potete tranquillamente fare così. Una pastella fatta di acqua e farina, giusto per legare, passate i sofficini nell'acqua e nella farina fatta pastella e poi nel pan grattato, così avete eliminato le uova e vengono perfetti, anzi vengono anche più croccanti. Va bene? Questo metodo io lo utilizzo anche per chi è allergico alle uova quando facciamo le cotolette, e vengono delle cotolette fantastiche, più leggere. Ora impano anche gli altri. Graziella sta preparando i sofficini. Sì, sì, i sofficini. Perché si è collegato. La metti mescolata al ripieno sopra o dentro? No, tutto insieme. La besciamella va nel ripieno. Quindi besciamella, mozzarella, prosciutto cotto e un po' di passata. Impaniamo per bene. Grazie Maria. Ok, adesso vediamo se l'olio è pronto, così magari cominciamo a friggere. Sì, è quasi pronto, aspettiamo un minuto e io inizierò a friggere, così vediamo tutto. Impano questi altri e poi abbiamo finito.
Non ho visto cosa c'è nel ripieno e cosa c'è nell'impasto. Signora Concetta, c'è il link in descrizione oppure dopo vi mando il messaggio in privato con la ricetta. Giustamente la signora è arrivata adesso, non c'è più il link in descrizione perché abbiamo ripetuto la diretta. Sì, lo rimettiamo. Sì, poi lo rimettiamo. Dopo condividiamo la diretta e lo Andare sul rimettiamo. sito. Eh sì, comunque la ricetta c'è. Io vedo. Tranquillo. Ci Allora, siete? No, sì. si era bloccato. A voi? Vabbè, vai, C'è ancora? Allora, iniziamo a vai. friggere, dai. Sì. Anche se l'olio non è proprio Un a problema un temperatura. po' di Oggi c'è un tutti. po' di problemi. Friggiamo Sì. anche se l'olio non è proprio pronto, non fa niente. Maria Dai. Giannocca, 50 stelle, grazie. Grazie, Maria. Graziella De Cristoforo, 50 stelle, grazie. Grazie a Due tutte. consecutivi. Allora, come vedete, stanno friggendo tranquillamente. Adesso prendo tutto il necessario per Prensi girare. pace, 50 stelle, grazie. Giriamo. Queste dovrebbero anche un po' riposare. Prima, noi stiamo facendo i temerari, li stiamo facendo subito, non fa niente. Ciao, si possono cuocere? Sì, si possono cuocere nel forno. 180 gradi per 20 minuti circa, dipende sempre dal forno. Mettete sempre un po' d'olio sulla superficie, perché così vi vengono a Michela cuocere. Marangelli, 50 stelle, grazie. Grazie. Ok, stanno andando. Rosanna Vito, Grazie a grazie. tutte. Come vedete, anche se li stiamo friggendo senza riposo, non si aprono. Perché l'impasto doveva essere ben freddo prima di essere utilizzato. Ma io l'ho voluto fare tutto in diretta per farvi vedere tutto il procedimento. Non ho voluto anticipare Sì. Noi l'impasto. Perché volevo che vedesse tutto. facciamo vedere tutto. L'olio. L'olio, io sto usando olio di semi di arachidi, però anche l'olio di semi di girasole va benissimo. Quindi, O di odi... arachidi o di girasole vanno bene entrambi. Sì, magari se lo fate nel forno, visto che ne utilizzerete poco, mettete l'olio extravergine di oliva. Però per friggere in olio alto va bene l'olio di semi. Mi raccomando, abbondante, perché se poi ne mettete poco, il sofficino, essendo pesante perché contiene abbastanza ripieno, andrà sulla superficie della pentola, della padella per friggere e poi si brucerà la parte inferiore e non va bene. Grazie Marina. Grazie Grazie a tutti, siete veramente troppo gentili. Loreta. Ciao Loreta. Ah, Loreta. Loretta è la ragazza che ho conosciuto l'altro giorno al supermercato, che c'era là pure la mamma e i bambini. Una ragazza carinissima. Sono quasi pronti, vedete? Alla fine non ci vuole un granché a farli. Solamente, un'altra cosa. Potete realizzarne tanti, metterli su un vassoio e congelarli. Poi quando andrete a friggerli, da congelati tranquillamente li friggete, o nel forno o da friggere da congelati. Li mettete in un vassoio, quando si sono congelati li andate a mettere in un sacchetto e li conservate nel frigorifero e così ce li avete sempre a disposizione. E sono veramente comodissimi. Questi adesso stasera io li devo completare e domani Spilacci, Mattias, mio nipote, avrà i suoi sofficini. Ok. Ora, questi sono Quindi un pronti. attimo, per Che cosa? congelarli da cuglio Sì, ovviamente. da crudi. Ecco Ecco i nostri i sofficini. sofficini pronti. Ecco qua. Io Sofficini fatti in metto casa.
Metto queste altre tre che avevo già preparato. Adesso che l'olio è più caldo, quindi ora io appoggio qui questa, tolgo queste cose qui, faccio un po' d'ordine, così prendo un piatto e vi faccio vedere Ricotti. come sono. Abbiamo fatto un po' di caos per la fetta. Ecco i nostri sofficini in frittura. Arrivo. La ricetta è nel link. Sì. Il video poi lo postiamo su YouTube. Sì. La seconda parte sicura, oppure in due Lo facciamo in parti. due parti perché Sì, lo oggi faremo in due ci parti sono perché problemi di purtroppo oggi connessione. è andata così. Questo lo togliamo di qua. Ed ecco i sofficini pronti. Ora, per vedere se la cottura è perfetta. Che cosa? Lucy Lucy, non puoi inviare la stella e te l'ha inviato così. Va bene, grazie. Hanno lo stesso valore, non ti preoccupare. Metti un'ora avanti e poi la Che stella. cosa facciamo? Le apriamo, vediamo come sono. Scottano. Eccoli qua. Si vede? Sì. Perfetti. Naturalmente voi li potete fare anche più grandi. Questi sono veramente piccolini. Ok? Allora, se avete qualche domanda, nel frattempo che io finisco di friggere questi altri tre, io vi rispondo, altrimenti ci vediamo la prossima volta. Per il momento finiamo di friggere. Si può ripetere la Sì, ricetta? mo, lo stavo Si dicendo, può riparare gli allora, ingredienti? gli ingredienti sono latte e burro messi a scaldare. Una volta che il burro si è sciolto e il latte accende il bollore, aggiungete la farina tutta insieme. Create una palla, quando si forma una patina sul fondo della pentola è pronta. La togliete e la fate raffreddare qualche minuto. Dopodiché impastate energicamente fino ad ottenere un composto liscio. Una volta ottenuto il composto liscio, lo fate riposare almeno 20 minuti. Io non l'ho fatto per questioni di tempo, però voi fatelo perché avrete un altro tipo di risultato. Una volta riposato l'impasto, lo stendete sottile di 3 mm. E lo andate a coppare. Io ho utilizzato questo, ma voi potete utilizzare un bicchiere. Vi ho fatto vedere sia la chiusura con questo attrezzo e sia la chiusura col bicchiere con la forchetta. Lo andate a farcire con pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e la besciamella se vi piace. Una volta farciti, richiudete il tutto e li impanate nel solito modo in cui si fanno le impanature, quindi uova e pan grattato. Una volta impanati, aspettate un po' e li friggete. Ed ecco qui i sofficini pronti. Questi sono quelli appena fatti. In casa, tutto E beh, qui in casa nostra. fatto in casa in Ora, diretta. scusate un attimo, io devo togliere questa perché sulla piastra continua ad andare il calore per un bel po' di tempo. Rosi le trovate nel link del Sì, video così. perché se l'ha preso poi lo trovate su YouTube. Sì, il video poi lo Iscrivetevi troverete su YouTube. e vedete i video su YouTube. Ci Ok? sono anche altri video Adesso li ricetti. sistemiamo un po' così. Ho spento la piastra. C'è un calore infernale. E questo è quello pronto. Eccoli qua. Vi piacciono come sono venuti? Allora, avete visto benissimo, avete sentito benissimo l'epilogo degli ingredienti, quanto siano poveri. Da questa dose, come vedete, a me è avanzato parecchio impasto. Io già ne ho fatti 3, 6, 7. 7 in più ho tutto questo ancora da stendere. Quindi ne verranno una quindicina minimo. Quindi Dalle dosi dalle da dosi del link, lì. però 15 di questa grandezza, che il mio questo qui è 7 centimetri circa, Il diametro il del diametro è di 7 15, centimetri, quindi ne vengono circa 15. insomma, quattro persone. 4 persone mangiano tranquillamente a cena. E come Cioè, avete fate un visto, secondo, praticamente, sì, no, è con proprio una cena per i bambini, questa è una quello. cena, Ah, per i bambini un'insalata, sì. sì, un'insalata, due patate bollite e una cena. Sì.
Avete visto, ci vuole pochissimo realizzarli, pochissimi soldi e sono facili. Va bene? Allora, noi ci salutiamo adesso e ci vediamo giovedì, no, giovedì, sempre alle 4:30, facciamo un dolce. Visto che le richieste sono a centinaia, facciamo il Ma che profiterol. dico? Migliaia. Profiterol. Miliardi. Facciamo il profiterol. Sì, non te l'ho detto per non farti Quella che mettere si in fa la pressione. piramide, qua, Sì, profiterol. Devi fare la facciamo. piramide. Devi fare la piramide. Sì, mi Con la panna vestirò da dentro, la egiziana. cioccolata. Che Qua. dici? Da egiziana e faccio la piramide. Ah, Allora, il dolce di una delle grandi occasioni. quindi ci vediamo giovedì alle 4:30, sempre Su qui. questo canale. Nel frattempo, se vi è piaciuto il video, lo condividete. Se vi piacciono le mie realizzazioni, iscrivetevi su YouTube, perché come vedrete, dalla prossima settimana ci saranno tantissime novità. Se volete dare il vostro supporto alla pagina, inviate le stelle. Non costano tanto. Mi hai fatto dimenticare quello che stavo per dire. Canale Il YouTube, canale YouTube, iscrivetele, vedetele di là. iscrivetevi, si chiama Cucina con me Graziella e troverete tantissimi video. L'ultimo video che ho pubblicato ieri è quello della focaccia barese. Un video bellissimo dove vi spiego tutto, tutto, tutto su come realizzare la focaccia barese perfetta. Va bene? Quindi ci vediamo giovedì pomeriggio alle 4:30. Ok? Ciao a tutti. Ciao. Ciao Mattias. Ciao Ciao. ragazze, fate le brave.